benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Complessità delle malattie acute e croniche e complessità delle cure. La medicina complementare integrata per riportare alla salute la mente e il corpo. Affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Gretel Teddy, che come sempre è in collegamento da Torino. Dottoressa, ben trovata. Buongiorno a tutti. Allora, dottoressa, lei oggi ci raccomanda di avere una grande attenzione alla complessità di ogni persona e anche le cure devono essere articolate, perciò complesse. Perché lei oggi sente la necessità di lanciare questo messaggio? Ma possiamo partire da quello che mi sembra che non sia una buona cosa. Cioè, io ritengo che attenersi strettamente e rigidamente a dei protocolli o a delle linee guida senza una particolare profonda attenzione e conoscenza del paziente e della sua storia clinica e soprattutto delle sue modalità di risposta a un qualunque stimolo nocivo, che sia interno ed esterno, non sia un modo eccezionale per fare terapia. Penso che il terapeuta debba stare vicino al paziente e accompagnarlo nella sua guarigione, ma soprattutto che debba conoscere bene il paziente, approfondire bene quali sono state le varie cause che l'hanno portato ad avere dei sintomi e una sofferenza. Perché dico complessità delle malattie? Complessità perché in realtà una causa unica sola raramente, a meno che non si tratti proprio di un incidente, di un trauma, causa dei sintomi gravi e una malattia, sia acuta che cronica. Spesso, se noi facciamo attenzione, notiamo che ci sono due o tre situazioni, delle concause quindi, che toccando tutti lo stesso punto di o di minore resistenza del paziente, qualche organo o qualche situazione psicologica in cui lui già è un po' sofferente, o toccando due, tre cause insieme, la stessa area, che sia un'area mentale, che sia un'area del corpo, a questo punto abbiamo un sintomo. Ora, chiaramente i sintomi possono essere acuti, ma non sempre sono acuti perché dall'esterno è capitato qualcosa o dall'interno è capitato qualcosa di recente. A volte si arriva a un sintomo acuto perché da tanto, tanto tempo ci sono dei sintomi silenti che segnalano all'interno la sofferenza, ma il paziente non aveva riportato finché proprio non c'è stata un'esplosione in superficie. Quindi, siccome c'è questa complessità sia nella mente del paziente, che ha una sua storia, un suo vissuto, una sua gestazione, una sua infanzia e dei suoi conflitti, alcuni molto risolti, altri ancora da risolvere, sia nella situazione ambientale esterna, che al giorno d'oggi è sicuramente particolarmente carica di tossici e carica a volte anche di rischi infettivi, come abbiamo visto col Covid, e anche il modo in cui ci alimentiamo, spesso è di origine industriale, da allevamenti intensivi, e quindi tante sono le fonti di intossicazione esterna, ma anche relazionali, perché anche una relazione può dare una situazione di tensione e di stress tale da portare alla malattia. Dato che c'è questa gravità di situazione, nel senso di peso di tante situazioni sul paziente, quando il paziente manifesta un sintomo, secondo me bisogna fare molta attenzione a tutta la sua storia clinica. D'altronde le terapie devono essere cliniche, cioè accanto al paziente, al letto del malato, diciamo, dicevano i greci, ma anche se il malato non è a letto, bisogna stare vicino a lui e cercare di percepire quali sono le tante cause che l'hanno portato a soffrire. Finalmente il medico, dottoressa, torna vicino al paziente, quindi indicando come cause esterne virus, batteri, miceti e le sostanze tossiche che si trovano nell'acqua, in terra e in cielo, compresi un eccesso di farmaci, lei aggiunge anche come cause patogene certe onde elettromagnetiche e persino vibrazioni energetiche negative se sono prolungate queste. Quindi, dottoressa, le chiedo quali potranno essere le vie di cura? Ecco, sì, effettivamente, siccome noi in realtà
abitiamo già su un pianeta che ha un orientamento magnetico e su questo pianeta abbiamo impiantato una marea di antenne di vario genere, radio, per i telefonini cellulari, antenne che servono per motivi militari, radar, insomma stiamo riempiendo il pianeta di ogni tipo di elettromagnetismo e probabilmente anche a livello di metalli pesanti nell'aria e nell'atmosfera, come sappiamo i metalli conducono molto facilmente le cariche elettriche, quindi sempre più siamo a rischio di avere delle influenze elettromagnetiche su di noi. Ma il nostro corpo è effettivamente un po' come un magnete, ma non solo è come un magnete, perché abbiamo degli ioni carichi positivamente e negativamente, e quindi abbiamo il sistema nervoso è a conduzione elettrica, e questi passaggi ionici nelle membrane cellulari comunque hanno delle cariche elettriche, ma in più abbiamo anche dei flussi energetici. E questi flussi energetici sono generati in pratica dai nostri organi, i quali, avendo loro stessi delle cariche, poi sono connessi l'uno con l'altro lungo dei meridiani lungo cui scorre l'energia. E poi ci sono anche dei passaggi in cui a volte l'energia viene bloccata, che nella Ayurveda chiamiamo chakra, e invece per la medicina cinese ci sono questi meridiani lungo cui deve scorrere l'energia ed essere in equilibrio l'energia di ogni organo rispetto agli altri organi. Quando si viene a creare uno squilibrio, quindi anche elettromagnetico, anche energetico, noi dobbiamo ricorrere a delle terapie un attimino più di medicina complementare, perché non si tratta più di uno squilibrio chimico e microbiologico, per cui può servire cambiare l'alimentazione, migliorare la situazione del microbiota intestinale, prendere dei farmaci sintomatici sul momento e poi dei farmaci che comunque a livello anche allopatico risolvano le cause, perché se no, se noi sopprimiamo il sintomo si trasforma in qualcosa di più profondo e di ancora più grave. Dobbiamo anche forse ricorrere a queste medicine complementari che risolvono un po' gli squilibri e riportano in armonia l'elettromagnetismo e le cariche ioniche e anche le energie a onda, diciamo, le onde energetiche, di quanti energetici che comunque scorrono lungo tutte le cellule nel nostro corpo, come ha dimostrato ampiamente la fisica quantistica, l'energia scorre nelle onde e ci sono anche questi piccoli quanti energetici che certe volte possono essere bloccati e questo tipo di cure li mobilita. L'ultima cosa che vorrei dire sulla complessità delle cure e sull'azione di questo tipo è quella della relazione, dell'importanza relazionale, e soprattutto nel caso si decida di fare una professione di aiuto e quindi di essere un terapeuta, sia di tipo psicologico sia di tipo medico. La relazione medico-paziente è importantissima. Quindi, dottoressa, lei ci ha appena accennato a quanto è importante cercare di cambiare il modo di relazionarsi con i propri cari e anche con se stessi, e quindi dell'importanza di conseguenza anche del rapporto interpersonale che si ha con il proprio medico. In che senso è importante questo tipo di relazione? Allora, se vogliamo partire da delle basi, diciamo un attimino più organiche, noi possiamo tener conto che tutte le volte che c'è uno stress, sia che sia un conflitto psicologico, intimo, interno, antico, dovuto a tensioni dell'infanzia, sia che ci sia un conflitto psicologico attuale, dovuto a conflitti relazionali, come una qualunque causa di shock, di paura, di spavento esterno, noi dobbiamo conoscere il fatto che c'è un'immediata risposta allo stress che comporta tutta una serie di attivazioni
che studia l'apnea, la psiconeuroimmunoendocrinologia. E queste conseguenze sono un'attivazione del sistema ortosimpatico, un'attivazione del sistema nervoso centrale in ultimo, ma una veloce attivazione di tutto un flusso a caduta, una cascata ormonale di contrattura da ortosimpatico e poi di rilassamento da parasimpatico di tutti gli organi interni. E questa risposta allo stress è di breve durata e lascia una minima memoria se lo shock non è acuto, ma se lo shock è prolungato nel tempo, e questo nelle difficoltà relazionali può esserci, questa risposta allo stress lascia una memoria all'interno dei nostri neuroni e quindi ogni volta che si ripeterà questa situazione difficile noi avremo sempre più risposte di attacco o di fuga oppure risposte di mimetismo. Dato che quindi le relazioni hanno una tale incidenza, noi ci ritroviamo spesso con due blocchi nella possibilità di guarigione, sia psicologica ma anche fisica, perché poi queste risposte di stress, se diventano croniche, se diventano acutissime, danno una patologia. Perché attivare gli organi in modo ortoparasimpatico a lungo chiaramente dà una patologia. Allora noi a questo punto dobbiamo intervenire con una buona relazione medico-paziente, dobbiamo accompagnare il paziente verso la guarigione. E le cose che il paziente spesso ci porta, se facciamo attenzione, sono anche molta paura. Ci può essere la paura della malattia, la paura della solitudine, la paura della morte, oppure semplicemente la paura di sbagliare, una scarsa fiducia in se stessi, poca autostima. Un'altra cosa che ci può portare è un senso di colpa per errori, una difficoltà a trovare soluzioni perché ci si sente oberati da questa sensazione di colpa. Direi che la situazione del Covid e le scelte politiche che sono state a seguire hanno portato un grosso carico sulla popolazione di questo tipo, sia di paura rispetto al fatto che il virus era dato come incurabile, sia di solitudine, di angoscia, perché per un periodo di mesi le persone sono state o chiuse in casa o limitate molto nei movimenti e nelle scelte di vita, sia anche una situazione di colpa, perché si è molto calcato sul fatto che c'era il rischio di contagiare gli altri o di essere contagiati, ma che c'era quindi una sorta di rischio di essere degli untori, un po' come il libro del Manzoni. Ecco, allora sia la paura che il senso di colpa sono due cause molto forti di sofferenza e anche di malattia. Per cui il medico deve imparare anche a togliere questo tipo di carico, non solamente a togliere la patologia fisica. Deve imparare a rassicurare, a dare coraggio, ad aumentare la fiducia del paziente non solo nel medico e nelle terapie, ma anche in se stesso, nella sua stessa capacità di guarigione. E deve imparare ad insegnare al paziente a perdonare, a perdonarsi, a lasciare andare, a essere rassicurato rispetto a eventuali errori o responsabilità del passato. E come si innesca, dottoressa, una risposta patologica e come viene segnalata questa? Allora, si innesca perché i nostri neuroni hanno una capacità di gemmazione e una capacità di comunicazione l'uno con l'altro e tutte le nostre cellule ce l'hanno, per cui la risposta patologica è semplicemente, come dicevamo già prima, un accumulo di stimoli negativi che fa sì che le nostre cellule si comunichino una sorta di allarme, di stress, sia a livello neurologico, del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso antico, del paleocervello o del sistema nervoso autonomo, ma anche a livello degli organi viene mantenuta la memoria di questo stress e quindi a questo punto le cellule si comunicano l'un l'altro una tendenza alla malattia. Le conseguenze possono essere di infiammazione, ma se la cosa viene ripetuta a lungo, allora possiamo avere una disfunzione dell'organo, una malattia dell'organo, fino ad arrivare alla degenerazione. A volte si arriva anche alla patologia oncologica, quindi a una disregolazione totale del controllo del DNA sulle funzioni della cellula. Ecco, questo è il modo in cui poi si innesca la malattia. Come risolvere questo? Bene,
prima si arriva, più si è veloci nell'intervento, più è facile risolverlo, perché una cascata infiammatoria è più semplice da risolvere per un medico che un malfunzionamento, e sicuramente è molto più complesso risolvere una degenerazione. Le vie per risolverlo sono tante. Una cosa di cui abbiamo già accennato è l'alimentazione, poi abbiamo già accennato le relazioni, abbiamo già accennato l'omeopatia, no, all'agopuntura sia la Ayurveda sia l'omeopatia no. Bene, l'omeopatia e l'omotossicologia hanno due azioni. La prima è il drenaggio, se usiamo l'omotossicologia o la fitoterapia, degli organi emuntori e poi della matrice intercellulare e della cellula stessa. La seconda azione è omeopatica, è quella di stimolo di una guarigione di tipo vibrazionale, una spinta dei tessuti a entrare in vibrazione verso il benessere, che viene data appunto portando un messaggio alle molecole d'acqua. Noi siamo fatti da piccoli del 70% di acqua, ma anche un adulto ne ha un 60%, un 50% a seconda di suo uomo e donna, e l'acqua è una molecola molto polarizzata che quindi si riorienta a seconda dello stimolo che noi diamo ed entra in vibrazione e ha quindi una possibilità di comunicazione alle cellule, sia fuori che all'interno della cellula, e comunicazione di una vibrazione di benessere, di risoluzione, di guarigione. L'ultima cosa che l'omeopatia può fare con i nosodi è mandare un messaggio leggerissimo, diluito, dinamizzato anche 200 migliaia di volte, mandare un messaggio in cui c'è questo nosode che sarebbe una causa tia diluita, dinamizzata, quindi non più presente a livello ponderale all'interno del farmaco, ma in realtà entra in vibrazione col corpo e il corpo reagisce quasi come se fosse una sorta di vaccinazione omeopatica, reagisce ritornando al benessere, superando anche la causa che invece l'aveva aggredito, che può essere un virus, un batterio, un'intossicazione. Ecco, quindi le strade terapia che possiamo chiamare vibrazionali sono molto utili per guarire. E per quanto riguarda, dottoressa, invece il contrastare l'influsso negativo di certi vissuti personali, di certi ricordi, quali sono le cure? Guardi, qui dobbiamo parlare un attimino di epigenetica e degli ultimi studi della psicologia, che in pratica si occupa del sistema nervoso centrale. Allora, come dicevo, i neuroni hanno grandi capacità di gemmazione, grandi capacità di comunicazione con markers di tipo proteico l'uno con l'altro, e questo si è visto anche nelle cellule del corpo, in particolar modo soprattutto nelle cellule cutanee, perché l'origine delle cellule cutanee a livello embrionale è vicinissima all'origine delle cellule nervose, e quindi hanno questa capacità di comunicazione. E all'interno della nostra cute ci sono molte cellule tattili, e quindi il sistema nervoso e il sistema cutaneo hanno questa grande capacità di comunicazione, che però viene mantenuta da tutti i nostri organi. Allora, quindi le neuroscienze hanno studiato non solo, come noi sappiamo, quali sono le aree del cervello in cui viene sviluppata una funzione, una capacità, e in cui quindi può esserci una memoria, un ricordo di una sofferenza o di uno spavento, diciamo. Ha studiato anche il modo in cui le cellule si comunicano il passato e in cui cercano di progettare una buona risposta per il futuro. Quindi, e qui secondo me si inseriscono i nuovi studi di epigenetica, che sono studi che evidenziano quello che succede a livello del feto e dell'embrione per quanto riguarda la lettura del DNA, e quindi lo sviluppo di capacità delle cellule totipotenti piano piano di trasformarsi nelle cellule di un organismo. Allora, questi messaggi di apertura e di lettura delle basi del DNA, che sappiamo che è fatto a doppia elica ma si apre per essere letto dagli enzimi e produrre le proteine necessarie, questi messaggi arrivano tramite la produzione di altre proteine, di sostanze, e quindi abbiamo un'azione epigenetica, quindi sui geni, da parte di sostanze che vengono prodotte nell'embrione stesso.
Ora, queste sostanze continuano ad avere un'azione anche sul DNA di tutte le nostre cellule nel tempo e chiaramente ci sono due stadi di sviluppo in cui noi siamo più, più veloci e più sensibili agli stimoli. Uno è quello embrionale, fetale, e l'altro è quello dei bambini fin entro i 2 anni e mezzo, non di più, e poi abbiamo una fase preadolescenziale, in cui anche a livello neurologico, come stavo cercando, no, non so se sono riuscita di spiegarvi, non solo a livello evidente, relazionale, abbiamo dei momenti, sia in questa primissima infanzia che nei momenti della preadolescenza, in cui è molto più semplice incidere, purtroppo anche negativamente, non solo positivamente, sulle persone. Allora, da tutto questo penso che sia facile immaginare che una relazione di aiuto debba prima di tutto rinforzare le capacità di trovare soluzioni e di cambiare quello che magari si è un po' incistato, comportamenti o paure che si sono radicate. E quindi questa relazione di aiuto deve essere una relazione di parola e di consiglio e non solo una relazione che duri 5 minuti. Ma soprattutto si può intuire che anche un abbraccio, 30 secondi di abbraccio producono ossitocina, che è un ormone del benessere, a livello dell'amigdala, che è il nostro paleocervello, il cervello molto antico. Anche una carezza, anche uno sguardo d'intesa, un sorriso, molti nostri modi di comunicare, anche semplicemente darsi la mano, sono tutte strade che portano a una rassicurazione e che rinforzano le capacità di guarigione. Come dimostrato a livello neurobiologico, non solamente perché l'abbiamo imparato dall'esperienza. Dottoressa Teddy, la ringrazio infinitamente, come sempre è stato un grande piacere ascoltarla, grazie e a presto. A presto e buona giornata a tutti. Grazie veramente e grazie a tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.